vanno a delle velocità non compatibili con il traffico stradale, dovrebbero andare a 30 all'ora anziché a 60-70 e in questo modo la gente non morirebbe. Invece vanno a 60-70 all'ora dove invece dovrebbero andare a 30 all'ora. Quando vedono un ciclista dovrebbero rallentare come quando vedi un bambino che attraversa la strada, però non lo fanno. Quindi diciamo bisogna guardarsi davanti e dietro, le spalle, guardare chi non apre le portiere. È un problema, diciamo che ci vuole abbastanza coraggio per girare in bici. Ogni volta che vai a casa, un rischio, come stavo giusto dicendo ai miei amici ciclisti, un rischio l'hai preso di sicuro, come anche a piedi quando attraversi la strada. E quindi niente, l'unica modalità è quella di avere posti come questo, con meno macchine o addirittura niente, almeno in centro si potrebbe fare. E aumentare le zone 30, non c'è bisogno delle piste ciclabili, io penso che non siano necessarie, soprattutto nelle zone centrali le piste ciclabili sono assolutamente inutili, dovrebbero essere, diciamo, ridotta la velocità e pedonalizzato quasi tutto il centro, in quel caso lì non c'è bisogno di piste ciclabili. Piste ciclabili servono su percorsi lunghi, in corsi, dove uno magari deve attraversare o spostarsi da una parte all'altra della città. C'è ancora un po' di strada da fare e il comune non è molto, anche se qualcosa è stato fatto, non è molto quello che è stato fatto, diciamo. Personalmente non sono di Torino, sono toscana e la città in cui vivo non è molto grande, non è una metropoli come Torino, però è scandaloso che l'amministrazione pubblica non faccia niente per migliorare la situazione. È scandaloso che non si riconoscano diritti ai civili, ai cittadini. Quindi solo questo di migliorare la situazione attuale. I due problemi principali a Torino, secondo me, sono le macchine e le rotaie, soprattutto quelle inutilizzate.